Coldiretti e Campagna Amica. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Agrimercato, Leonardo Belperio. Buongiorno. Allora, detto questo, parliamo subito di queste bandiere gialle che vediamo, perché sotto poi ci sono i mercati. Sono 7 mercati nelle 4 vallate. Sono 7 mercati nelle 4 vallate, compreso poi il capoluogo di provincia, dove ci sono due mercati alternati il mercoledì e il venerdì. E gli altri giorni della settimana siamo presenti in tutte le vallate, dalla Val di Chiana, il Casentino, in Val Tiberina e anche in altri due mercati in Val d'Arno. Detto questo, insomma, girano tante persone, no? Che operano il settore, che troviamo in prima persona a vendere la loro merce, no? Sì, sì, lo spunto che è nato nel 2009 di Campagna Amica e quindi del progetto economico di Coldiretti, partendo dal mercato e dal produttore, quindi rifacendo fare all'agricoltore l'etichetta del prodotto, che poi è la nostra battaglia di fondo per portare avanti l'etichettatura sul prodotto, ma qui praticamente portiamo oltre l'etichettatura, portiamo la faccia del produttore che fa quel prodotto e spesse volte di nicchia, soprattutto pensando a un piccolo mercato. Dal 2009 appunto siamo partiti fine giugno 2009 dopo il lancio del progetto il 30 aprile che si fece alla Lottomatica di Roma. E lì il progetto economico è sempre andato a crescere. Nell'ultimo anno abbiamo anche intensificato la presenza dei nostri soci. Noi abbiamo una sessantina di soci che si alternano e mediamente ci sono dai 30 ai 35 soci produttori che vanno fisicamente nei nostri mercati rispetto alla stagionalità. Poi perché... cioè, io vedevo quella cartina prima, no? E che chiedo appunto a fare, ecco questa, Scopi l'Italia sostenibile in oltre 10.000 punti vendita. Perché questo fenomeno non è soltanto ad Arezzo e nella no, sua provincia. Assolutamente no. È un fenomeno che si svolge in tutta Italia. È il più grosso farmer market europeo, cioè nel senso oltre i mercati poi c'è tutto l'accreditamento e quindi la produzione soprattutto negli agriturismi e poi ci sono anche botteghe e ristorazione, quindi quei numeri che si vedevano lì comprendono tutto quello che sta facendo il progetto Campagna Amica a livello nazionale, che ripeto è il più grande d'Europa come farmer market. Io mi scuso se mi sono soffermata, no, ma no. Tanto per far capire che non è che è soltanto qui da noi, no, è un progetto che coinvolge molte figure, che di conseguenza dà lavoro anche, perché è quella poi la cosa basilare, ed è un lavoro che viene fatto in prima linea dalle persone che producono e che quindi, come si suol dire, ci mettono la faccia. No, questa è una cosa giusta, è fatta in prima linea dal produttore, però poi abbiamo visto che anche nel crescere, nell'articolazione delle nostre aziende, ci sono aziende che a parte hanno avuto bisogno di sostegno o nella vendita, quindi di portare supporto nel mercato di nuove figure, o nella produzione, perché poi mancando fisicamente in azienda hai bisogno comunque di chi il giorno dopo ti permette di portare il prodotto al mercato. Certo, quindi c'è stato da assistenza, no, su come questo no, campo, da assistenza, no? E sicuramente da anche il supporto per formare le persone in questo senso. Quindi è un'amplificazione nel crescere di questo aspetto, sia formale che istituzionale, insomma. Anche perché il mercato è cultura, no? Io se penso al mercato penso quando l'uomo è riuscito a coltivare, poi il vendere è venuto automaticamente. Prima c'erano i baratti, o lo scambio, con lo scambio, i baratti, eccetera. Però insomma fa parte, ha accompagnato l'uomo fin da sempre. E questo è veramente un'identità e una radice che si è trasformata e ha preso identità in questo caso con Campagna Amica. Sì, noi abbiamo riportato un po' in auge quello che si era perso negli ultimi decenni. Certo. Grazie alla legge di orientamento e quindi alla multifunzionalità che piano piano si è evoluta e si è cresciuta negli anni, ormai dal 2001, però ci avevamo lavorato prima come associazione, certo, come associazione, e poi l'abbiamo sviluppata nei fatti con i decreti attuativi, di poter ritornare in realtà al passato, come diceva lei, perché il mercato, lo scambio, qui non si tratta di scambio, di vendita, no, però comunque la forma di riportare il prodotto dal campo direttamente al consumatore senza troppi intermediari. E questa è la cosa basilare, perché poi si torna lì, al mercato non si trova solo frutta e verdura, perché io che se penso, voglio dire, la frutta e la verdura è una parte, si trova molto di più, vero? No, si trovano tutti i prodotti che la, diciamo, l'agricoltura locale
locale o massimo regionale nel nostro caso propone. Quindi nella stagionalità, ma è, la stagionalità influisce poi anche, quindi non solo come diceva lei frutta e verdura, ma c'è i salumi, c'è il miele, c'è l'uova, c'è farine, c'è un po' di tutto, di quello che è la produzione si è anche articolata, la birra, il vino, quindi si è anche articolato grazie a questo processo il poter portare il prodotto o trasformare il prodotto per poterlo portare al mercato. Perché molti giovani insomma hanno riaperto le aziende dei genitori, si sono avvicinati anche per la prima volta all'agricoltura, no? Esatto, e questo tipo di percorso permette appunto a un nuovo imprenditore di poter programmare la sua azienda in modo diverso rispetto a come si faceva 30-40 anni fa, certo. Perché quindi qui c'è un approccio diverso proprio del fare agricoltura, quindi più anche business o innovazione che in qualche anno fa invece era un po' lasciato andare, contando solo sui numeri, facendo massa critica, però poi non dando molta qualità, tra virgolette. Perfetto, mentre invece Campagna Amica è sinonimo veramente di serietà, di qualità, perché ci mettono la faccia. Sì, ci mettiamo la faccia direttamente come produttori, quindi raccontiamo anche il nostro prodotto, la nostra trasformazione del prodotto e soprattutto invitiamo spesso, perché poi quasi tutti, se non tutti no, ma quasi tutti abbiamo un punto vendita a casa, quindi invitiamo il cittadino a venirci a trovare anche per potergli raccontare meglio le fasi di ognuno del suo prodotto. Perché il prodotto quando si compra queste persone ce lo raccontano e quindi quando andiamo a casa mangiamo veramente un qualcosa che ci sostenta ma anche un'emozione, io dico questo, cioè mi viene dal profondo veramente del cuore. Il sole capreso è il sole del campo? Sì, sono tutti marina di campo ma non dell'Elba. Allora io ve lo ripresento, il presidente di Associazione Agrimercato appunto di Coldiretti, di Campagna Amica, Leonardo Belpiero. Buonasera.